notti così, piene di entusiasmo, soltanto la Champions le può concedere. La Roma punta ai quarti di finale per sognare ancora. Obiettivo difficile, ma non impossibile. Il 2-1 subito in Ucraina può essere ribaltato. Stadio Olimpico di Roma, amici di Centrosono Sport, benvenuti a Roma Shakhtar Donetsk, il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Buonasera da Marco Gordaro e Daniele Carboni. Manolas però viene inseguito da Tyson, deve ricominciare ancora da Fazio, mentre rimane aperto sulla sinistra Kolarov, che chiama e riceve il pallone. Il serbo entra nella metà campo dello Shakhtar, in mezzo per Strootman, subito a verticalizzare per la posizione regolare di Dzeko. Sono davanti a Piatov, calcio Dzeko! 1-0! E di Dzeko! Roma in vantaggio al sesto minuto del secondo tempo! Calcia con l'esterno sull'uscita di Piatov e non perdona! È il quarto gol in questa Champions League per Edin Dzeko! Ecco, sempre più decisivo, 1-0. Il lancio senza vedere che va a premiare nello spazio lo scatto di Edin Dzeko, che arriva di fronte al portiere. Un'indecisione di Piatov nell'uscita e Dzeko lo anticipa con l'esterno. Il pallone che vale l'1-0 della Roma non aveva mai segnato in una gara di eliminazione diretta della Champions League. Edin Dzeko trova il suo primo gol in un ottavo di finale. E Roma che cattura il pallone, può ripartire in velocità con Kevin Strootman. Apertura panoramica sulla destra per Nainggolan, che può andare nello spazio. Grande aggancio, lato corto in area di rigore, lo scarico per Dzeko che va a calciare col destro. Pallone fuori di pochissimo, Roma ad un passo dal gol del 2-0. Mamma mia, l'avevamo vista dentro. Bellissima la transizione veloce della Roma. Lancio perfetto di Strootman, il controllo altrettanto bello di Nainggolan. E poi Dzeko calcia troppo bene. Messo in difficoltà Ordez, ne approfitta Dzeko che può andare fino a fondo, cade a terra, contatto con Ordez, a ridosso dell'area di rigore interviene Majenko e ora vedremo quale sarà il colore del cartellino. Probabilmente non era ultimo uomo, ma viene espulso. Chiara occasione da gol interrotta da parte del calciatore dello Shakhtar, ucraini che rimangono in 10. Grande ingenuità, Dzeko ne ha approfittato, si è involato verso la porta e poi è stato abbattuto. Lo Shakhtar chiuderà la partita in inferiorità numerica. Pallone nella metà campo dello Shakhtar, a cercare il Shaarawy che non arriva sul pallone, che esce dal perimetro di gioco. È finita! Diventa l'Olimpico! La Roma accede ai quarti di finale di Champions League battendo per 1-0 lo Shakhtar Donetsk di Paulo Fonseca. Il gol decisivo di Edin Dzeko, il quarto in Champions League in questa stagione, il primo gol in assoluto in carriera in una gara a eliminazione diretta, ed un gol di quelli pesanti. La Roma adesso è nell'elite del calcio europeo e ce l'abbiamo fatta grazie al gol del calciatore che non c'era mai arrivato ai quarti di finale con una squadra che ci è arrivata con questa solo 4 volte nella sua storia. È una giornata del nostro piccolo decisamente storica.